Un hub chiave per i viaggi verso e dal Brasile, Africa e Nord America, con l'obiettivo di intercettare la domanda del sud Italia e innestare un investimento più ampio, volto ad aumentare il flusso di passeggeri tra i voli continentali e intercontinentali, consolidando la città di Lisbona come destinazione turistica top of mind in Europa. L'apertura del Napoli-Lisbona, una delle 12 nuove tratte in inaugurazione quest'anno, attiva a partire dal 15 giugno, rafforza il rapporto tra il vettore portoghese TAP e Air Portugal con l'aeroporto internazionale di Napoli. Con l'inaugurazione della rotta, presentata ieri a Roma nella Villa Celimontana, sede della Società Geografica Italiana, TAP servirà 6 aeroporti in Italia. Con questo nuovo collegamento si apre l'Atlantico al sud dell'Italia, promuovendo il turismo italiano, portoghese, nordamericano e brasiliano, hanno dichiarato Antonaldo Neves, CEO di TAP Air Portugal, e Arrasi Coimbra, responsabile Sud Europa Air Portugal. Napoli era già un bel sogno comunque che stavamo lavorando da un po' di anni e che siamo molto contenti di finalmente riuscire a inaugurare Napoli, perché ancora non servivamo il sud d'Italia. Noi siamo molto forti nel nord, abbiamo 5 voli giornalieri da Roma, abbiamo 4 voli giornalieri da Milano per Lisbona, poi altri 2 per Porto, abbiamo un volo giornaliere da Bologna e 2 da Venezia. Ci mancava il sud, il bellissimo sud. Quindi siamo molto lieti infatti di iniziare questo volo giornaliere dal 15 giugno infatti e che sta facendo delle vende molto buone. Nella prossima stagione estiva, TAP offrirà oltre 16 voli giornalieri con 115 frequenze settimanali dall'Italia e il Portogallo, con collegamenti diretti verso Lisbona e anche tra Milano e Porto. Napoli si aggiungerà dunque agli scali italiani di Roma, Milano, Bologna, Venezia e Firenze. Con il nuovo volo TAP Air Portugal per l'hub di Lisbona aggiungiamo uno degli ultimi tasselli mancanti alla rete dei collegamenti europei da Napoli, così Roberto Barbieri, amministratore delegato di GESAC, società di gestione dell'aeroporto internazionale di Napoli. Attenzione al sociale, incremento dell'occupazione diretta e indiretta e abbassamento delle emissioni, lavoriamo in questa direzione entrambi, quindi un bell'incontro, diciamo due opzioni aziendali e culturali simili e ci fa piacere, speriamo che si sviluppi, a parte la grande opportunità del Napoli-Lisbona che consentirà ai napoletani con ottime connessioni di poter andare in Brasile, in Africa e in altre parti del mondo, quindi il nostro straordinario network si arricchisce di un'ulteriore destinazione di qualità.